Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, qui a Austin Valtteri Bottas partirà domani in pole position nel terz'ultimo Gran Premio della stagione, che dovrebbe incoronare Lewis Hamilton campione del mondo per la sesta volta con la Mercedes, dopo che i tedeschi della Stella d'Argento a tre punte hanno già conquistato il mondiale costruttori qualche gara fa. Per Valtteri Bottas una pole sorpresa, una Ferrari alle prese invece con problemi di motore di Charles Leclerc, che ha dovuto praticamente restare fermo tutte le libere tre, ha montato la specifica 2 della Power Unit Ferrari, ma non è riuscito ad andare oltre un quarto posto. Lewis Hamilton quinto, tranquillo, senza infamia, senza lode, senza spingere troppo, tanto gli basterebbe arrivare almeno ottavo per conquistare, come detto, la sesta corona iridata per l'inglese, che qui già ha trionfato nelle ultime stagioni ma ha visto battere il record del circuito da parte del compagno di squadra, che da qua alla fine del campionato vuole togliersi sicuramente qualche soddisfazione. Mentre sul tracciato girano i bolidi di suono dei motori, fanno capire quanto sono diverse le monoposte attuali da quelle che sfrecciavano decada fa, diciamolo pure. La Mercedes ha confermato di voler chiudere in bellezza questa stagione, soprattutto Valtteri Bottas vorrebbe conquistare la vittoria qui sul tracciato che viene la squadra tedesca. Sebastian Vettel è riuscito a restare vicino al finlandese della Mercedes. In terza posizione Max Verstappen, in palla sicuramente domani potrebbe essere protagonista. I primi cinque tra l'altro racchiusi in solo tre decimi. Verstappen che ha preceduto, come detto, Leclerc e Hamilton, molto più staccato sul compagno di squadra Albon, che cerca di meritarsi la conferma in casa Red Bull da qui alla fine della stagione, ma non sarà sicuramente facile. Ancora positive le qualifiche della McLaren, ancora una volta Carlos Sainz davanti a un Lando Norris primo in Q1, ma alla fine la McLaren, come detto, conferma quanto di buono sta facendo vedere in questa parte di stagione, chiudere in bellezza e conquistare il posto in classifica marche alle spalle dei big, e un Sainz impegnato nel mantenere la posizione in classifica piloti al termine di un 2019 sicuramente solido per lo spagnolo. Ricciardo nono e Gasly decimo con la Toro Rosso a chiudere la top 10, dietro di loro Hülkenberg, Magnussen, Kvyat, Stroll, Grosjean. Deludono le Alfa Romeo con Giovinazzi ancora una volta davanti a Raikkonen, Perez che ha cambiato il in ultima fila insieme a Kubica in un gran premio, quello degli Stati Uniti, qui ad Austin, molto atteso, gran ambiente, gran voglia di vedere se c'è anche la Formula 1 in un paese che comunque con NASCAR, Indy e quant'altro fa del motore un must. Domani quindi un gran premio che vedrà una Mercedes di gestione, soprattutto quella di mentre Valtteri Bottas cercherà, come detto, una vittoria che potrà aggiungersi a quelle conquistate e non potrà sicuramente lottare fino in fondo per un mondiale piloti appannaggio del famelico Lewis Hamilton. Una Red Bull che cercherà di inserirsi su una pista dove abbiamo patito freddo in queste giornate, oggi sole, comunque temperatura in aumento. Domani una gara stelle e strisce che dovrebbe, come detto, consegnarci il titolo mondiale piloti per Lewis Hamilton.